C'è bisogno di teatro? Perché ne abbiamo bisogno? In anni in cui la scena è così insignificante al confronto con ciò che succede nelle piazze delle città, cos'è per noi il teatro? Il teatro può dire tutto, sia come gli dèi vivono nei cieli, come i reclusi languiscono nelle grotte, come la passione può elevare e l'amore distruggere, come non ci sia spazio per i buoni e regni l'imbroglio. Come ci sia gente che vive nella sua casa mentre dei bambini vivono nei campi profughi e altri sono ricacciati nel deserto. Come ci si separi dai propri cari. Il teatro può parlare di tutto ciò. Il teatro è sempre stato e ci sarà sempre. Nei prossimi 50, 70 anni il teatro sarà particolarmente necessario. Tutte le arti rivolte a un pubblico è solo il teatro che passa da bocca a bocca, da occhio a occhio, da mano a mano, da corpo a corpo. C'è bisogno di ogni specie di teatro. Il teatro è aperto. Oh, l'ingresso è libero. Al diavolo i gadget e i computer. Andate a teatro. Occupate le file in platea, in galleria, porgete orecchio alla parola e osservate attentamente le immagini viventi. C'è bisogno di teatro di ogni genere.